che lancia in verticale, gran palla per Prinot. Prinot punta la difesa, Prinot al limite, Prinot va via sul mancino e calcia, palla che rimane lì e arriva il gol del Bozzano che passa con Olzer. 1-0 per la formazione di Obrist, si sblocca il punteggio. Può puntare dalla sinistra, Turini entra in area di rigore, Turini incrocia, pallone dentro per Prinot, il 2-0 del Bolzano che riparte e fa male col Turini per Prinot, raddoppia la formazione di Obrist, 2-0. Al limite entra in area di rigore, porta sul mancino, Attassi, la conclusione, pallone che rimane lì, poi Di Giulio, c'è fuori gioco De Marchi. Ad invadere l'area di rigore, pallone che arriva sul secondo palo, colpo di testa vicino alla porta, intervento decisivo di Müller, palla che rimane lì, palo e poi gol! Dovrebbe aver segnato De Marchi, ha segnato il Lazio che ha riaperto la partita con il centrale della Tor Tre Teste. Recupero di Turini che gioca centralmente, Prinot in area, Prinot! La parata da parte di Truppi! Sembra voler battere il capitano in maglia numero 9. È una finta quella di Cerenza, infatti. Ferrari dentro il pallone per il colpo di testa di Picano. Ha pareggiato il Lazio con il gol di Edoardo Picano. Penetra in area, sbaglia però il controllo. Poi il pallone che rimane lì. Montano prende il fondo. Montano. Il pallone dietro per la conclusione di Di Giulio, la parata di Barzallona. Pallone in area di rigore, Gartner ha il problema di girarsi, l'appoggio per il mancino di Prinot. Dalla bandierina ancora e il pallone dentro, è fuori il colpo di testa da parte di Caputo, a centimetri dal gol del 3-2. Caputo, mani nei capelli. L'area corcia Zeni che chiude in fallo laterale e non si batte. Però la rimessa, arriva il triplice fischio di Mouya, finisce qui tra Lazio e Bolzano per la categoria Under 17, finisce 2-2 e ad esultare credo sia solo il Veneto.